Buongiorno ragazze! Allora, ho sistemato un pochino il braccio perché nel video di prima veramente stavo parlando così per cercare di rientrare nell'inquadratura. Ora, qua c'è la luce della porta e siete comunque storti, ma questo braccio meraviglioso si sta iniziando a smollare, quindi non riesco bene a sagomarlo come vorrei. Però l'importante, insomma, è che bene o male mi vediate. Sto rimanendo nuda, scusate la spallina del registro, ce l'avevo tipo qua. Non ci interessa. Allora, secondo video della giornata. Secondo video della giornata sarà, scusate, intanto mi inchiodo, non si sa per quale motivo, sarà 20 cose da declatterare entro il 2019, allora tempo di fare bilancio in casa vostra, quindi tempo di anche approcciarsi in maniera positiva al nuovo anno, eliminando tutte quelle cose che non ci servono e che ci stiamo portando tipo zavorra dal 2018. Ovviamente apro una parentesi. Attenzione a tutto quello che eliminate, dove va a finire, nel senso va bene riciclare, cioè va bene dividere appunto le cose, però se avete cose in buono stato, se avete cose che potete rivendere, cioè cercate di rimettere in circolo, cioè non buttate sconsideratamente tutto nel bidone del nero, ecco. Chiaro, se avete delle cose che proprio non ce la fanno più, tipo io avevo due pigiami che ragazze ce le avevo da 15 anni, cioè non se potevano vedere più praticamente. Quelli chiaramente li ho dovuti buttare nel nero. Avevo pensato anche di riciclare il tessuto per qualcosa, ma erano talmente lisi che proprio non si poteva fare niente, quindi vabbè. A malincuore li ho dovuti buttare nel nero. Però ecco, state attente. Scusate. Cioè, non ho mangiato niente, che cos'è che mi viene ruttino? Non si sa per quale motivo, va bene. Dicevo, fate tesoro comunque delle cose che eliminate, perché ricordatevi che quello che non fa felici voi magari può far felice qualcun altro. Specie se avete coperte, vecchi lenzuoli, vecchi tessuti, che magari non utilizzate per incartare i regali di Natale, perché anche quella può essere un'alternativa. No, però se avete cose pesanti e magari avete vicino dei centri sociali, o ai senza tetto, eccetera, potete cogliere anche lo spirito natalizio per fare una buona azione. Anche, per esempio, se avete libri, riviste, giochi in scatola, cose che non utilizzate più, io per esempio ho dato tutto a un centro, a una casa famiglia per ragazzi, ecco. Quindi insomma, siate consapevoli delle realtà che ci sono nella zona intorno a voi e cercate di fare un buon uso di ciò che declatterate. Finito il pippone, 20 cose da declatterare entro il 2019. Allora, io ho diviso in 5 categorie: casa, benessere personale, lavoro, tempo libero, tecnologia. Allora, per quanto riguarda la casa, numero 1, cibi in dispensa e approfittate per fare una bella pulizia di pensili e frigo. Allora, io qua in Irlanda, siccome domenica parto per l'Italia, oggi è venerdì. Chiaramente io e mio marito stiamo cercando di far fuori tutto quello che abbiamo in cucina senza fare la spesa. Mi rendo conto che sotto le feste, specie per chi prepara cena, cenone, eccetera, sia più difficile, però se avete cioè guardate nelle vostre dispense, se avete delle spezie o delle pietanze, tipo che ne so, io ho per esempio in Italia ho una confezione di miglio decorticato che devo assolutamente far fuori, oppure del riso, delle cose secche, che avete dei ceci da lessare, non lo so ragazzi, adesso poi mi vengono in mente cose così. Però se avete delle cose che sono già lì da un po' e avete voglia di far fuori, fatelo. Potete anche sperimentare nuove ricette, magari con delle spezie che non utilizzate spesso. Quindi insomma può essere un buono stratagemma per far fuori un po' di scorte. Quindi cibi in dispensa, numero 1. 2. Tovaglie e tovaglioli. Se avete tovaglie e tovaglioli vecchi, potete tranquillamente fare un bel declutter. 3. Che si ricollega a quello di prima, stracci e spugne, anche lì fate un bel repulisti. 4. Vecchie padelle e piatti. Io non so quante cose per la cucina, quando feci il declutter prima di venire in Irlanda feci un declutter pazzesco di tutte le cose in cucina, in casa mia in Italia, e ho portato tutto al centro del riuso, dove c'è la piattaforma ecologica da noi, c'è anche questo negozio che rivende, cose appunto che vengono portate dagli utenti, e io ho portato tutto lì. E anche lì, vecchie padelle e piatti, tutti noi ce li abbiamo, e vi assicuro, io qua sto vivendo con quattro piatti e quattro padelle, cioè non ci serve poi così tanto per vivere, quindi ecco, può essere anche quello un buon modo per fare un po' di repulisti. Numero 5, lenzuola e asciugamani.
Quasi va in ambito di camera da letto, prima eravamo in cucina, si va in ambito di camera da letto bagno. Quindi vabbè, lenzuola asciugamani, numero 6 vestiti, s'avanza dir, numero 7 accessori, quindi borse, sciarpe, sciarpine, chi più ne ha più ne metta, numero 8 bigiotteria, anche qui se avete magari dei gioiellini che non rientrano più nel vostro gusto o che semplicemente non mettete più, vedete se magari avete una sorella, una nipote, qualcuno a cui, un'amica a cui poterli dare, ovviamente se li vogliono, perché non è che bisogna appioppare cose così. Io chiedo sempre, se le vuoi bene, se no le lasci lì e trovo un'alternativa, nel senso non c'è problema. Quindi comunque numero 8, bigiotteria. Numero 9, soprammobili e suppellettili varie. Anche qua, a me piace tantissimo, molto spesso cambiare l'oggettistica in casa, ma non cambiare nel senso che sbatto via e prendo altre cose, ma cambiare nel senso proprio di disposizione, eccetera. Però ogni tanto, magari creo io qualcosa, qualche lanterna nuova con i vasetti che dipingo, piuttosto che chiaramente ogni tanto aggiungo regalo e quindi chiaramente cambia la disposizione in casa. Ma il cambiamento è una cosa che a me fa bene, mi stimola, non so come dire. Quindi numero 9, soprammobili e suppellettili varie. Numero 10, giochi in scatola. Numero 11, ricevute e scontrini. Io ho una pigna, ho il piattino che tengo nell'ingresso dove ci sono una pigna di scontrini che devo assolutamente segnare e buttare. Anche se ultimamente sto cercando sempre di più di ridurre anche le ricevute, cioè se posso non le prendo neanche, mi segno quello che ho speso. E non lo prendo nemmeno. In Italia non so se è possibile farlo questo, però a livello fiscale. Informatevi, non vorrei dirvi una cosa che poi non è. Numero 12, prodotti beauty. Cioè, stamattina ho fatto un ripulisti del mio comodino a metà e non proprio tutto, perché stava diventando veramente ingombro di cosmetici, che era fin imbarazzante. Quindi prodotti beauty, comunque anche un declutter di tutto ciò che è make-up, creme, cremine, cremette, scorte, guardate cosa avete, guardate cosa vi manca. Può essere, è anche un modo per tenere d'occhio quello che si ha e risparmiare nel senso di se ho già questa cosa qua non me la vado a ricomprare. Magari non mi ricordo più che ce l'avevo, quindi mettendo il naso nello stipo in bagno mi accorgo che invece ce l'avevo già, quindi non la devo ricomprare per dire. Numero 13 make-up, vabbè, l'ho già detto prima nei prodotti beauty, comunque numero 13 make-up. Numero 14. Ah, queste cose rientrano nella categoria benessere personale. Io nel benessere personale numero 14, lo so che qualcuno di voi magari può prenderla male, ma io invece no. Numero 14, eliminate le persone tossiche o negative. Ragazze, lo so che escludere qualcuno dalla propria vita non è mai una cosa bella, però a volte, sinceramente, va fatto, nel senso che siamo umani, non andiamo tutti perfettamente d'accordo. Ci sono delle persone con cui ci troviamo bene, ci sono delle persone con cui ci troviamo benissimo, le amiamo, le adoriamo profondamente, ci sono persone con cui non ci abbiamo niente a che fare. E purtroppo io queste persone le elimino, nel senso che diventano deleterie per quella che è la mia persona. Cioè, se una persona è sempre negativa, è sempre zavorrosa nei miei confronti, io do delle chance, in genere ne do tre, dopodiché se diventa una persona che mi intossica in qualche modo, che mi fa avere dei pensieri negativi, che mi fa reagire male, che tira fuori il lato peggiore di me, perché ci sono queste persone, io ogni tot taglio via i rami secchi, mi dispiace, anche dai social, anzi soprattutto dai social, sto proprio depennando come se non ci fosse un domani, perché sinceramente ogni tanto mi sento l'esigenza e dopo mi sento meglio, quindi abbiate pazienza. Sinceramente io vi do dei consigli per farvi sentire meglio, per me questa è una cosa che mi fa sentire meglio, quindi vi do questo consiglio. Numero 15, postazione di lavoro. Se avete una postazione di lavoro fissa e vedete che state accumulando un sacco di cose, anche lì declatterate e pulite la vostra postazione di lavoro. Ho messo anche slash oggetti che usate per lavorare. Vi faccio un esempio stupido. Quando io ero un'insegnante di danza, collezionavo scaldamuscoli. Ora, quando ho smesso di fare l'insegnante di danza, mi sono trovata con 850.000 paia di scaldamuscoli e
Ora ne utilizzo tipo d'inverno due paia, tre paia al massimo, perché chiaramente non ne utilizzo più così tanti, quindi li ho divisi equamente tra nipote che fa danza piuttosto che altre persone, e quindi insomma li ho declatterati. Numero 16. Abbigliamento in realtà rientra. Ah no, rientra, vabbè, rientra un po' nei vestiti, però in realtà è abbigliamento oggetti per il tempo libero. Anche lì, se avete degli hobby, che ne so, avete l'hobby della pittura. Fate un declutter dei vostri pennelli, magari ce n'è qualcuno che è spuntato, sta iniziando a perdere peli. Piuttosto che ne so, appunto, tutto ciò che riguarda il vostro hobby, i vostri hobby, se avete del materiale che vi coinvolge in questi hobby, vedete se avete cose da declutterare o meno. Numero 17. Ah, qua entriamo nella tecnologia. Declutterate la vostra casella email. Io non so da quante newsletter mi sono tirata via perché sinceramente, ragazze, mi occupava tantissimo tempo stare dietro a tutte le varie newsletter, e poi in realtà quelli a cui sono veramente interessata sono tipo 5. Quindi ho proprio fatto man bassa e ho declutterato la mia casella email. Numero 18, anche gli indirizzi email. Avete magari in rubrica 850.000 indirizzi che non utilizzerete mai più perché li avete utilizzati una volta e non ve ne fate assolutamente niente, via. Numero 19, computer, tablet, iPad, iPod, lettore MP3, MP4. Tipo io ho due paia di... no, questo va nella categoria dopo, scusate, non spoileriamo. No, vedete se avete da declutterare appunto computer, tablet, iPad, iPod, lettore MP3, MP4. Vedete se sono cose che potete riparare anche. E se non vi costa un sacco ripararli, se magari sono comunque oggetti obsoleti, vedete se avete una biblioteca oppure un centro sociale o qualcun altro che li vuole, ecco. O se magari sono ancora in buono stato e semplicemente sono anche attuali e semplicemente non li utilizzate più perché magari li siete comprati l'ultimo modello di iPhone, vedete se sono cose che potete rivendere, perché ragazze, ogni tanto si possono anche recuperare dei soldi. Numero 20, e qua appunto rientra la categoria di quello che stavo dicendo, cavi, carica, batterie, auricolari. Io ho due paia di auricolari dove purtroppo non sento più niente, quindi quelli saranno sicuramente da declutterare. E anche cavi, caricabatterie, magari smaltiamo un telefono e il caricabatterie ci rimane nel cassetto, per dire. Magari poi a voi non succede, a me è successo. E quindi insomma, chiaramente portateli alla piattaforma piuttosto che insomma, magari anche qualche negozio di telefonia, non saprei. Però ecco, informatevi. Però ecco, declutterateli, se no rimane una cosa che vi rimane nel cassetto. E ciao, ed è una roba in più che avete in casa che anche no, voglio dire. E quindi niente, questi sono i miei 20 tipologie di cose da declutterare entro il 2019. Io spero che questo futuro anno sia un anno meraviglioso per me e per voi, ovviamente. E fatemi sapere se vi state dando il declutter in questo periodo, se avete già declutterato parte di queste cose. Niente, io finisco di blaterare, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Non ci arrivo!